Buon pomeriggio e benvenuti al TG 2000 Flash. I sindacati in una nota unitaria chiedono al governo di abbassare i toni sulla scuola. Basta ditta, dicono, che alimentano la tensione. Il riferimento è alla decisione di adottare il Green Pass per il personale scolastico con relative sanzioni in caso di inadempienza. Una scelta frettolosa e radicale, dicono CGIL, CISL e UIL, per la quale il governo non ha consultato i lavoratori. A partire dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potrebbero vaccinarsi senza dover prenotare, e quanto scrive il commissario per l'emergenza, il generale Figliuolo, in una lettera indirizzata alle regioni, con la quale chiede di predisporre corsie preferenziali per l'ammissione alla somministrazione dei cittadini in questa fascia di età, anche senza la prenotazione, un'esigenza che si rende necessaria, prosegue Figliuolo, in vista della ripartenza sia della stagione scolastica che della stagione sportiva. Parliamo adesso di prezzi, perché l'Istat rivede al rialzo i dati sull'inflazione da un più 1,8% al più 1,9% nel mese di luglio. A pesare sono soprattutto i beni energetici, aumentati in maniera significativa in questi mesi di crisi, fra carburanti e bollette, luce e gas, mentre il cosiddetto carrello della spesa, che include beni alimentari per la cura della casa e della persona, rimane di fatto invariato. L'ondata di caldo che continua a colpire l'Italia, molte città hanno raggiunto temperature intorno, se non oltre, i 40 gradi. Il picco è atteso per venerdì prossimo, quando 15 città saranno contrassegnate con il bollino rosso, il massimo livello di rischio per la salute dei cittadini. In quella che è ad oggi la settimana più rovente dell'estate, le temperature, in particolare al sud, potranno arrivare a toccare i 48 gradi. Centinaia di soldati afghani che si erano ritirati vicino all'aeroporto di Kunduz dopo la caduta della città nel nord-est dell'Afghanistan lo scorso fine settimana si sono arresi oggi ai talebani con tutto il loro equipaggiamento militare. Secondo fonti statunitensi, Kabul, la capitale afghana, cadrà massimo entro 90 giorni, 9 le province conquistate in poco tempo dalle milizie islamiste. Fermato a Berlino un dipendente dell'ambasciata di Londra in Germania, sospettato di aver svolto attività di spionaggio per la Russia. A Pechino, invece, condannato a 11 anni di carcere un cittadino canadese, l'uomo è stato giudicato colpevole di spionaggio e di fornitura illegale di segreti di Stato. È la seconda condanna di un canadese in Cina, mentre proprio il Canada si appresta a decidere dell'estradizione negli Stati Uniti della figlia del fondatore della Huawei. Anche la manager cinese è accusata di spionaggio. Lionel Messi è un giocatore del Paris Saint-Germain. Dopo 21 anni al Barcellona, il fuoriclasse argentino volta pagina e inizia la sua nuova avventura a Parigi. Guadagnerà 35 milioni a stagione per 2 anni, con l'opzione di estensione per un altro anno. Festa a Parigi per la presentazione dell'asso argentino. È tutto, l'informazione torna come sempre alle 18:30. Buon pomeriggio.